Vedo che c'è con Ludovica Cirillo Carla Ruocco. Salve Ruocco, davanti alla sua commissione stavo giusto banche. Dicendo che aveva già votato. Sulla commissione, Sì, l'ha già votato? grazie, sì. Io ho già votato, sì, ho votato. E chi ha votato? Ho votato, sì. Ho E ha votato? votato, sì. Ha votato sì, Ho votato sì sia perché Draghi. ritengo che siano stati. Sì, diciamo ai temi che sono stati portati insomma, alla ribalta e che sono stati accolti, come abbiamo ribadito, per noi la transizione ecologica è fondamentale. Il presidente incaricato in questi giorni ha parlato di argomenti importantissimi, i giovani, la scuola, la transizione ecologica che poi in sé ricomprende un piano Scusi, Rocco. infrastrutturale e tra l'altro la perequazione infrastrutturale con un Sud Italia, quindi che ci aspettiamo No, no, ma che su questo abbia guardi, l'opportunità, tra l'altro grazie De Masi ci all'attenzione ricordava europea, che è di davvero una recuperare i stella polare per ritardi. voi, questa da tutta sempre. Però la mia domanda è un'altra, è un po' più Sì, politica, nel senso sì. che io mi ricordo che lei è stata tra quelli che proprio ha detto veramente con convinzione, anche perché io la conosco abbastanza bene, è una che ci crede mediamente le cose che dice. Noi con la Lega Sì, siamo grazie, la ringrazio per questo Noi della attestato di Lega stima, la siamo prendo come attestato di stima. incompatibili. E mo' di nuovo a governo con la Lega, con Salvini che è felice, Draghiano, Allora, io europeista. veramente non ho detto una incompatibilità netta, diciamo che focalizzandoci sui temi e focalizzandoci tra l'altro su quello che lo stesso presidente incaricato Draghi ha espresso sul fisco, per esempio, ha parlato di fisco progressivo, di contrasto all'evasione, no a condoni. Beh, queste sono posizioni del Movimento 5 Stelle molto chiare, che hanno trovato degli attriti quando il Movimento si è confrontato con la Lega. Per Ok. cui io mi aspetto una sintesi coerente da parte del presidente Quindi ci dice la incaricato, Ruocco, questo ho caro detto. Alfredo, tu che sei un uomo di poca fede, che è più grillino che leghista, Draghi. No, io sono innamorato di...